Al di là della sua indubbia utilità, il messaggio potrebbe essere letto così: da un luogo di pena esce un prodotto fertile che diventa anche il simbolo della ciclicità del corso biologico e di uno stato di avanzata ideologia nel trattamento dei rifiuti. Nel centro penitenziario di Secondigliano, questa mattina è stata posata la prima pietra dell'impianto di compostaggio realizzato all'interno dello stesso carcere. L'umido prelevato dalla città di Napoli e dal carcere di Secondigliano in forma pura, nel senso senza altri materiali all'interno, quindi umido da raccolta differenziata porta a porta, viene portato sull'impianto e introdotto in un capannone dove verrà mescolato con una certa quantità di rifiuti lignocellulosici. Otterremo un compost che verrà raffinato e utilizzato innanzitutto all'interno del carcere per fare delle colture sperimentali e migliorare il tipo di compost a seconda dell'utilizzo che ne andremo a fare. Dopodiché praticamente potremo insacchettare il compost prodotto e venderlo sul mercato dei terricci che vengono normalmente usati o in florovivaistica o in agricoltura. Il progetto, che è frutto di un tavolo promosso dal Comune di Napoli ed è stato approvato con due deliberazioni successive di Giunta e Consiglio, permetterà dunque la realizzazione del primo impianto di compostaggio aerobico all'interno del Comune di Napoli. Oltre ai vantaggi economici, con l'eliminazione dei costi di smaltimento e di trasporto, ed a quelli ambientali per la salvaguardia del maggior rispetto per l'ambiente, ne verranno anche vantaggi sociali, grazie all'inclusione dei soggetti svantaggiati nella formazione e nel lavoro, con competenze spendibili anche al termine del periodo di detenzione. Quello che per la città di Napoli è un problema, qui diventa una risorsa e questo è un messaggio che veramente parte da questa amministrazione, da questo centro penitenziario. Speriamo sia anche foriero di altre iniziative di questo tipo. Noi qui ne riusciremo a dare lavoro, non voglio sbilanciarmi perché poi dipenderà anche dalla capacità dell'impianto, dalla risposta che avremo anche da tutto il sistema, dai 10 ai 20 detenuti che lavoreranno sul compostaggio. Questi impianti mancano a Napoli, ma mancano in tutta la Campania. E siamo contenti di mettere la prima pietra in questo luogo con un altro valore anche sociale, oltre che ambientale. Abbiamo già pubblicato il bando per un impianto più grande di questo che realizziamo oggi. Noi vorremmo fare in quest'area un ecodistretto, un distretto dell'ambiente dove recuperare materiali, creare anche delle prospettive di lavoro e far crescere la cultura della raccolta differenziata, quindi le opportunità che possono nascere recuperando i materiali invece di distruggerli. Da questa sinergia fra le varie istituzioni nasce una bella esperienza che può essere un esempio da seguire per tutta la regione Campania.